Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video. In questo nuovo video avrei dovuto farvi l'unboxing del film Operazione Z, del film di guerra Operazione Z, con Robert Mitchum, doppiato dal suo doppiatore ufficiale, cioè Giulio Panicali, meglio se andiamo alla luce che viene meglio il video. Allora, questo film è distribuito dalla Dainit e prodotto dalla Archeo. Allora, che dire su questo film? Allora, questo film riguarda la guerra di Corea. Questo film è del 52. Qui Robert Mitchum è doppiato da Giulio Panicali, forse l'ho già detto. Allora, qui con Robert Mitchum è Ann Lin, regia di Ty Garrett, una produzione di Edmund Greiner. Allora, qua l'immagine di Mitchum. Qui tutte le bombe che esplodono con gli aerei. Operazione Z. Immagine di Robert Mitchum e la donna. Un film di guerra teso e drammatico, con una pesante polemica sull'illuminismo delle Nazioni Unite dell'epoca. Il colonnello Javonsky è in Corea per coordinare l'evacuazione dei civili e di impedire l'infiltrazione delle spie comuniste. La giovane idealista Linda Gray, inviata dall'ONU, tocca con mano gli orrori della guerra e si innamora del colonnello Janowski. L'ostilità delle autorità militari nordcoreane non facilita la situazione. Allora, contiene una versione colorizzata, italiano e inglese, sono le lingue in Dolby Digital 2.0, mi sembra. Poi, contiene i sottotitoli, è un film per tutti. E dura 105 minuti. Poi qui dentro, allora vi facciamo vedere, faccio vedere che c'è anche il disco. Qua un tipo un coso che spiega la trama. Allora, andiamo dentro. Allora, titolo originale è One Minute to Zero. Allora, questa è diciamo una locandina, poi questa è un'altra locandina ancora, un'altra. Poi, allora, questo qui l'ho acquistato su Amazon. Ah sì, vi volevo pure far vedere che le altre cose che sono nella collana della Dainit Archeo, prossimamente prenderò I Diavoli Alati con John Wayne, Gli Eroi del Pacifico sempre con John Wayne e Anime Ferite con Robert Mitchum. Allora, che dire su questo film? Allora, io non l'ho ancora visto, ma ve lo consiglio caldamente. Poi lo consiglio anche per tutti quelli che amano Robert Mitchum, anche per chi non ha mai visto un film di guerra o a chi piace molto questo genere. Allora, il film l'ho ordinato su Amazon. Ah, vi volevo dire che prima di comprarmi questa edizione della Dainit, allora mi volevo comprare la versione Collector's Edition a 2 DVD. Solo che era solo versione colorizzata ed era una versione che durava 95 minuti, quindi era un po' tagliata. E comunque, questa qui purtroppo su Amazon non è più disponibile, quindi vi tocca per forza biavve la versione a colori. Però se la riuscite a trovare su IBS o Feltrinelli o Mondadori, meglio, perché vi consiglio proprio caldamente di prendere questa della Dainit. E niente, ci vediamo alla prossima.